L'artista esistenzialista, buona serata a tutti, serena serata a voi tutti. Una poesia sulla falsariga, se vogliamo, di quella del pomeriggio, del primo pomeriggio. Essere in continuo mutamento. Essere in continuo mutamento è un po' essere nell'essere, diciamo il continuo divenire, il mutamento, che è un mutamento più che altro spirituale, diciamo, dello status profondo dell'animo umano, quindi siamo in perpetrato mutamento prima, diciamo, del cambio, diciamo, di rotta per raggiungere le alte sfere. Non siate schiavi dell'apparire, siamo esseri in continuo mutamento. Non abbiate paura della morte, piuttosto persuadetela e siate sempre allegri del suo cospetto, poiché la consapevolezza vi renderà eterni. Un secondo vale oro per qualcuno, magari su questa terra, e se ci credete realmente, spendetelo bene, se desiderate ardentemente abbracciare Dio. La morte non è intrusa né malevola, ma sincera e sposa fedele, se compresa appieno. Il vestito sgualcito, chissà, rimarrà in un angolo della stanza mentre tanti piangono. Ma per chi o cosa? Nascite e morti passeggiano di pari passo, poiché siamo esseri in divenire. L'anima non fugge, piuttosto si incammina verso altri lidi quando i tempi sono maturi. Vivete con leggerezza e suavità, poiché Gesù ci vuole messaggeri d'amore e nulla più. Cosa vuole tutto ciò? È un po' un esorcizzare per certi versi la morte, che secondo, diciamo, il canonico contemporaneo è abbastanza pesante, diciamo, per qualcuno deleterio o quant'altro. Ma noi ci rendiamo conto che siamo un po', non lo so, non bisogna essere schiavi dell'apparire, di essere per forza presenti nel voler dimostrare, non so, chissà che cosa al mondo esterno, perché poi una ruga è un segno per certi versi, di un passaggio temporale. Il corpo tendenzialmente si deteriora, si sgualcisce, tutti i vestiti a lungo termine si possono sgualcire, strappare o quant'altro. Siamo in continuo mutamento, siamo in perpetrato mutamento, c'è questo cambiamento a livello, diciamo, corporeo, a livello, vibrazionale profondo. Ogni qualvolta anche ci arrabbiamo, c'è un cambiamento vibrazionale. E quando viviamo non stiamo bene con noi stessi, diciamo, l'anima eterica ha delle vibrazioni che un po', diciamo, abbassano le nostre frequenze a livello empatico e quant'altro. Non bisogna avere paura della morte, bisogna esorcizzarla, persuaderla, accarezzarla, abbracciarla per certi versi, essere sempre allegri al suo cospetto, quando si ha la piena consapevolezza che lì ci può magari nel tempo portare all'eternità, perché è un passaggio temporale e null'altro. Un secondo vale oro per qualcuno. Quindi c'è una provocazione qui, magari su questa terra, eccetera, eccetera. Ecco, credere realmente che se voi pensate di spendere un secondo per un qualche cosa di terreno, banale, è un conto. Se cercate di spendere quel secondo in un certo modo, potrebbe esservi utile effettivamente, perciò di cui spendetelo bene, se desiderate ardentemente abbracciare Dio. Fare una vita secondo dati tipi di canone, non faccio per forza un discorso cattolico, cristiano e quant'altro, l'essere magari, non lo so, bacchettoni in un certo modo, perché poi io credo che qui ci siamo e faremo degli errori, speriamo di farne pochi, chiaramente non ci dobbiamo su questo, diciamo, cullare sugli allori, perché dobbiamo evitare tanti tipi di errori, peccati o quant'altro, però io credo che poi magari se tanti accadono per un fatto karmico, dobbiamo frantumare, diciamo, quello che sono i blocchi karmici che ognuno di ha di vite precedenti. Non sarà facile, non è facile, non è semplice. Ripeto, non deve essere assolutamente una giustificazione, ma vi dico che chiaramente l'anima si adatta al corpo, a ogni corpo, e quindi diciamo, gode anche delle proprie piacevolezze, che possono essere il mangiare un bicchiere di vino o altro. Quindi, ripeto, però si deve magari evitare il troppo che storpia. E ritornando alla morte, tendenzialmente io credo che, quindi facendo una buona vita, una vita fatta in un certo modo, con pochi errori, chiaramente si accorciano questo, diciamo, tragitto.
ritornando alla morte, la morte non la vedo come intrusa, non è malevola, non è cattiva. Delle volte sa essere, tante volte sa essere, se vista in un giusto modo, sincera, anche educanda per le prospettive future, e sposa fedele, se compresa appieno. Se comprendiamo la morte come punto di passaggio alla nuova vita, chiaramente non la viviamo male. Magari fossimo consapevoli, come tanti maestri indiani, come tante persone che hanno magari avuto esperienze di premorte o quant'altro, l'hanno vista, hanno visto quel famoso tunnel laddove sono entrati, sono tornati indietro perché non era il loro momento, e quindi magari avessimo la consapevolezza di arrivarci effettivamente con una certa tranquillità d'animo e viverla, diciamo, in modo un po' più schietto possibile. È un vestito sgualcito. Vestito sgualcito che tu vedi gettato in un angolo della stanza, chiaramente tutto tremendamente provocatorio, tanti piangono, io mi chiedo per chi o cosa, capisco lo status affettivo, ok, però se prendessimo attimo pienamente che nascita e morte passeggiano di pari passo, perché siamo essere nell'essere, quindi in continuo divenire, e sapessimo che in quel momento quel pianto disturba quella anima, perché fondamentalmente quell'anima che si è staccata dal corpo non vuole pianti, vuole che tutti coloro che gli stanno accanto gli possano tenere la mano, quello che volete, però fondamentalmente tutte quelle sofferenze non possono che sicuramente creare ansia o quant'altro a quell'anima che si stacca dal corpo. Chiaramente pensieri prettamente personali, so che mi criticherete in un modo, diciamo, allucinante, ma fa parte del gioco. Questo è anche un mettersi in discussione e metterci la faccia come faccio da un bel po' di anni. L'anima non fugge dal corpo, si incammina piuttosto verso altri mondi, altri, diciamo, passaggi dimensionali, quando i tempi sono maturi. Tutto a un tempo, 37, 47, 56, fate voi, non è un problema di anima, ognuno ha un tempo, quell'arco di tempo, lasso di tempo, noi dobbiamo imparare delle cose prima di un nuovo passaggio. Io vi chiedo, vi consiglio dal profondo del cuore, vivete con leggerezza, ma come lo dico a voi, come specchio, se non lo dico principalmente a me, con leggerezza, con soavità, perché sappiate che il nostro Signore Gesù Cristo ci vuole semplicemente messaggeri d'amore e nulla più. Quindi non vuole cattiverie, non vuole le guerre, non vuole continue guerriglie, offese perpetrate nel tempo. Dobbiamo cercare di evitarle, perché, signori, ogni qualvolta facciamo male ad un altro, facciamo male a nostro fratello e anche a noi stessi. Siamo tutti figli di Dio. L'artista esistenziale, buona serata a tutti.